quindi dal promo di SummerSlam 2018 passiamo al nostro primo match di questa serata entusiasmante, spettacolare della TWF. Sì, una puntata che giunge soltanto a 7 giorni, a una settimana di quello che sarà il primo video della TNF, dell'altra federazione rivale della WWF, ovvero il Summerland, mentre SummerSlam ci sarà il 28 agosto, grande attesa per questo grandissimo show. Subito attenzione qui di Burcheri, lo va a schierare con un Frankensteiner, ma attenzione, 1, 2, soltanto contro i due, mentre prima di Death che ovviamente non si sta mostrando molto in questo periodo, forse vorrebbe prima che i suoi allievi, ovvero il Druido e Thor, conquistassero il titolo di coppia. Qui però attenzione, io vedo un Burcheri molto stanco, attenzione, ancora qui Death lo va a prendere, incredibile, incredibile, se lo carica, non ci voglio credere, niente a fare, di Burcheri qua molto intelligentemente riesce a riversare la manovra e poi attenzione qui di Burcheri cosa fa, lo solleva per una gutbuster, una mossa certamente molto intelligente, poi arriva il touch per il suo rivale di SummerSlam, strana coppia veramente, oggi mi aspettavo anche il Druido forse all'angolo, forse ha avuto dei problemi e quindi non potrà venire certamente. Callino qua cerca di reagire subito con uno spin cross line, ma il road break è troppo vicino e quindi ricordo sono troppo vicino, qui Callino sbaglia leggermente, attenzione, attenzione qui Callino se lo carica, Patenze che si inventa, running lift, Patenze va sulle corde che si verrà qui Callino, body splash incredibile di Callino che si esalta e poi throwback, ragazzi che prestazione, vada a paletto Callino incredibile a vuoto, troppo supponente, arriva il momento di Thor, attenzione Callino ora va a dare il cambio, allora Dio Burcheri ha fatto molto Callino, spinning kick allora di Dio Burcheri, anche lui dal paletto che non ha una idea, drop kick, stanno dando spettacolo su Alderman's Family, poi qui lo schienamento un po' troppo ritardato, infatti tanto contro i due, qui però troppo in ritardo lo schienamento, e se qui Thor sbaglia tutto, molto bravo qui Dio Burcheri che lo va a colpire con un braccio deso molto ma molto basso, e va dal paletto, non è una buona idea, siamo troppo vicini, infatti Death lo va a colpire e poi lo manda a KO con un sinistro veramente devastante, un gancio devastante, e quindi se Thor ne vuole approfittare, infatti fa molto bene, ma gli scappa, attenzione qui sbaglia anche Dio Burcheri che va a reagire in una maniera straordinaria e poi che si metta qui, incredibile, cosa ha fatto Dio Burcheri, 1, 2, Thor c'è ancora, che match ragazzi questo, c'è ancora qua, attenzione, niente a fare, molto bravo Dio Burcheri che va con preda e Death, poi è qua finita, qua finita il match, forse ha le corde infatti salvano Thor, attenzione forse per poco, attenzione qui cosa fa Thor, bravo Dio Burcheri, attenzione qui Death si prende il cambio, attenzione Death entra velocemente sul ring e non la fa fuori, attenzione qui di Burcheri cosa fa, suplex in arrivo, non è una buona idea, invece sì, incredibile, è il momento di Callino adesso, che chiede velocemente il cambio, vediamo se sbaglia, Callino l'ha detto, vediamo, attenzione, Femaster incredibile, e va a chiudere una delle sue migliori manovre, 1, 2, e non basta, però qui Callino rinvigorito certamente, e infatti lo va a prendere, incredibile, qua finita, lo va a schienare, incredibile, 1, 2, 3, impressionante la vittoria di Callino e di Dio Burcheri anche, ma Callino qua quando è entrato sul ring ha devastato tutti, molto bravo che Dio Burcheri a colpire e a mandare fuori Thor, che match per i due rivali di SummerSlam e non si toccano, c'è grande rispetto tra i due e sarà un match fantastico e velocissimo in quella del pervio più caldo dell'estate, SummerSlam 2018 per il titolo intercontinentale, Dio Burcheri contro Callino. Adesso passiamo al prossimo match, Stefandrew contro The Prince.